troviamo a Casal Borsetti, nel parco del Delta del Po, una zona protetta, siamo rinomati per le api perché non si possono usare, diciamo, neonicotinoidi e altri veleni. Abbiamo delle colture di medica in estate e momentaneamente abbiamo circa 100 ettari di colza e 100 ettari più in là di senape. Adesso è il periodo, diciamo, delle regine e dei fuchi, in cui l'apicoltore fa i nuclei di fecondazione o nuclei, diciamo, per ingrandire il numero di cassette che ha. Sono molto richieste sul commercio, hanno un prezzo dai 100 ai 125 euro l'uno. Sono su 6 telaini di covata. Qui si trovano circa un'ottantina di casse grandi, quindi su 9 telaini, una trentina di cassettine di nuclei di fecondazione. La cassetta, diciamo, che è in massima espansione, conta dalle 30 alle 40 mila api. Le fioriture che seguiamo noi come azienda apistica, diciamo, abbiamo il mille fiori di pianura e di collina, un sapore molto più ricercato, più rinomato. Poi abbiamo l'acacia, il castagno in estate. Adesso è il momento, diciamo, pre-acacia. L'acacia in media fiorisce intorno ai primi di maggio, dura fino al 20-25 di maggio, quasi un mese. È una fioritura molto gettonata, soprattutto qui nella nostra regione. È molto caratteristica soprattutto nell'Appennino, in zone di Casola Valsenio o nell'Appennino Forlivese come Mercato Saraceno. Adesso si stanno proprio preparando per la caccia, si stanno facendo, diciamo, le scorte di miele nel nido, sulla colza e sui fiorellini selvatici. Il processo di raccolta del miele, la caccia, avviene intorno a giugno, mentre il miele di colza si fa adesso, si miela intorno a metà maggio. È un miele molto duro e quindi va smielato subito perché cristallizza subito. Il mille fiori, il tiglio e il castagno hanno una smielatura, diciamo, più lunga, si fa verso agosto, e la melata si va addirittura verso fine agosto. La smielatura viene con la tolta dei melari, che vengono messi, diciamo, a inizio estate dopo la caccia o anche durante la caccia per chi fa la caccia. Stanno su circa 20 giorni, 25 anche un mese, e vengono riempiti, hanno un peso di circa 20 kg. Successivamente vengono tolti e portati in laboratorio. Subiscono, diciamo, un processo di deumidificazione attraverso un apposito macchinario che è il deumidificatore. Vengono lasciati lì circa 5 giorni perché sennò può portare a fermentazione, soprattutto negli ultimi anni che c'è un'elevata umidità durante la smielatura. Vengono smielati, vengono prima disopercolati a mano o con la disopercolatrice apposta. Successivamente vanno dentro lo smielatore che, per forza centrifuga, il miele si deposita sulle pareti e cola verso il basso. Successivamente vengono raccolti dentro un secchio, subito dopo vengono filtrati e depositati negli appositi silos. Successivamente lì avviene l'invasettatura, per chi fa la vendita al dettaglio, fornisce supermercati, ortofrutta o vendita privata, altrimenti viene messo in botti di circa 3 quintali e venduto all'ingrosso in cooperativa.